Di modifica delle riforme istituzionali di questo paese si parla da tempo immemore e poi però non si è mai conseguenti, perché poi alla fine non si riescono mai a realizzare. Si cerca proprio, come dire, approfittando della costituzione di questo governo, che sulla carta ha tutti i numeri per fare tutto quello che ritiene di dover fare in Parlamento, perché servono sempre i numeri, lo ricordo ogni volta perché purtroppo sembra banale. Allora, cerchiamo di essere seri. Se parliamo di riforme istituzionali, c'è stato il lavoro del Comitato dei Saggi, Letta e Alfano ieri hanno spiegato come intendono procedere per i prossimi 100 giorni nell'ambito appunto di una revisione. Questo durerà molto di più. Impostare il lavoro nei prossimi 100 giorni, è evidente. E quindi dicono, però mettiamo in sicurezza, perché se poi si va alle elezioni perché Berlusconi fa saltare il tavolo. Il problema qual è? È che stante così l'architettura istituzionale del nostro paese, è con un bicameralismo perfetto, è difficile immaginare che si possa fare una legge elettorale a perimetro costante che possa risolvere il problema che stiamo attraversando anche in questo momento, no? Con due geometrie politiche diverse. Però secondo lei bisogna andare al voto. Quindi quello che noi abbiamo detto è: riformiamo il paese, facciamo un processo di riforma dell'architettura istituzionale di questo paese complessivo, non procediamo per emergenze mettendo pecette da una parte o dall'altra, perché se noi rivediamo l'architettura istituzionale del paese, il risultato è che non ci sarà nemmeno la nuova legge elettorale. Noi lavoriamo perché questo governo possa andare avanti, questo è chiaro, lo ha detto Berlusconi non più tardi di Brescia, alla manifestazione di Brescia, quindi l'impegno di Berlusconi, io parlo di quello che conosco, non parlo degli altri partiti, è di far andare avanti questo governo affinché possa fare le cose necessarie al paese, che è sempre stata la sua intenzione. Tra le cose necessarie al paese abbiamo individuato come prioritaria la riforma dell'architettura istituzionale, e su quella dobbiamo fare un lavoro serio però. Cioè, se cominciamo a scorporare, a procedere a pezzettini, non riusciremo a regalare al nostro paese. Quindi secondo lei o si fa tutto o niente, mentre invece la riforma elettorale deve rientrare in questo ambito.